Federcontribuenti incontra a Roma gli imprenditori d'Italia associati presso la sede nazionale di Piazza del Popolo, un vertice importante per discutere di temi quanto mai attuali come l'anatocismo, la mala gestione di Equitalia, gli investimenti su nuovi mercati. Questo ed altro sono stati analizzati da due grandi esperti, il presidente nazionale della Federcontribuenti, il dottor Marco Paccagnella, e il direttore del Centro Studi Anticrisi della Federazione, il dottor Luca Silvestroni. Nel corso della tavola rotonda sono state affidate le nuove nomine per i coordinamenti provinciali, con la delega per Caserta l'avvocato Vincenzo Giaquinto, per il Rieti il professor Gabriele Bariletti e per Avellino e Provincia il dottor Massimiliano Finamore. Presente all'incontro la troupe televisiva del programma di martedì condotta da Giovanni Floris sulla 7 e la troupe della TV Campana TG News. Tra i principali argomenti all'ordine del giorno, le linee guida per fronteggiare la grave crisi per le imprese e la prevaricazione che gli imprenditori italiani sono costretti a subire a causa di comportamenti coercitivi da parte di enti pubblici. Presente l'importante incontro imprenditori e tecnici provenienti da varie regioni d'Italia, il presidente e il vicepresidente del CONAPI Roma, rispettivamente il dottor Massimiliano Allegrini e il dottore Andrea Di Fabio, e il dottor Domenico Gasparro da Reggio Calabria, nonché altri esponenti di spicco provenienti da altre regioni d'Italia. Prima di dare inizio ai lavori c'è stata una breve presentazione da parte del responsabile delle relazioni esterne e istituzionali del Centro Studi Anticrisi di Federcontribuenti, il dottor Maurizio Compagnone, che ha introdotto il discorso del presidente nazionale Marco Paccagnella, il quale ha illustrato ai nuovi dirigenti la mission di Federcontribuenti, sottolineando come l'associazione Federcontribuenti sia un'organizzazione attenta alle problematiche delle imprese e dei cittadini, con un team di tecnici sempre disponibili nel dare una mano ai numerosi utenti che si rivolgono all'associazione. Allora, come associazione comunque libera da qualsiasi vincolo del partito, è equidistante da tutti con la nostra politica e le persone che vogliono aderire per dare possibilità di sviluppo di lavoro in Italia a tutte le imprese, a tutti gli imprenditori che poi sono loro che creano il lavoro. La giornata è terminata con le conclusioni del direttore del Centro Studi Anticrisi, il dottor Luca Silvestroni, che ha focalizzato il suo intervento su punti di forza di una Federcontribuenti che diventa, per la piccola e media impresa, una struttura di forza e di riferimento su tutto il territorio nazionale. Con il dottor Luca Silvestroni, che è il direttore del centro anticrisi della Federcontribuenti. Abbiamo parlato in occasione di questo importante vertice che si è tenuto a Roma del problema dell'anatocismo legalizzato. Allora, qual è la vostra posizione in merito? Purtroppo abbiamo fatto uno studio dal quale abbiamo evinto che dall'87,7% dei conti correnti che abbiamo verificato sono risultati illeciti. Illeciti significa che sono affetti da anatocismo o addirittura da usura bancaria, che è una cosa di una gravità assoluta. Purtroppo la stampa fa fatica a parlare di questa cosa perché il potere economico oggi finanziario in Italia è ancora molto forte. Per cui noi stiamo lavorando, esponendoci molto e anche rischiando in prima persona, ma portando a casa risultati molto importanti. Abbiamo statistiche, oggi stiamo verificando circa 10.000 conti correnti e abbiamo evidenziato posizioni gravissime, gente che si è ammazzata non avendo debiti ma pensando di avere debiti, aziende al tracollo che vengono rimesse in piedi quando scopriamo che è la banca addirittura che è debitrice nei confronti dell'imprenditore e non è viceversa. Lei ha parlato di sciacallaggio, di improvvisazioni in questa materia. Uno dei campanelli d'allarme è sicuramente quelle che sono le parcelle molto alte, con importi molto elevati, ma oltre a questo qual è il consiglio, il vademecum per l'imprenditore che può utilizzare per evitare di essere raggirato da questi sciacalli? Ecco, questo è importante. Quando vengono da voi e vi propongono cose di questo tipo, guardate le clausole. Le clausole sono soprattutto il costo, perché ripeto, per noi la perizia, la pre-analisi deve essere fatta gratuitamente. La perizia deve avere un costo che è simile ad un rimborso spese che può avere un professionista, un avvocato, eccetera, nel momento in cui fa una... C'è un tariffario ben preciso, insomma, che lo va a disciplinare. Se vi chiedono 10.000 euro per analizzare un conto corrente, è chiaro che è una truffa, per una ragione semplice, perché io chiedo una parcella in funzione di quello che vado realmente a recuperare. Se io ti recupero 100.000 euro ti chiederò una percentuale su quello che ho recuperato. Se io ti chiedo 10.000 euro in anticipo vuol dire che io per primo non credo che andrò a recuperare quella somma e quindi ti sto
turlupinando. Un altro problema è quello della questa continua emorragia da parte degli imprenditori verso fuori dall'Italia. Allora, al di là del consiglio che si sente di dare per un possibile rientro in Italia, ma anche il suggerimento, questi imprenditori su quale mercati devono investire? Quali sono i nuovi mercati per la piccola e media impresa? Noi su questo stiamo facendo un'azione importante perché abbiamo avviato un dipartimento di internazionalizzazione che è molto importante. Perché purtroppo oggi fare impresa in Italia vuol dire essere degli eroi e quindi è difficile. Noi chiediamo all'imprenditore di mantenere la sede in Italia, di non trasferire l'azienda all'estero, però è chiaro che una parte di produzione, un allargamento del mercato lo devono cercare all'estero. Noi stiamo lavorando molto bene con la Serbia, con la Croazia, col Montenegro, col Brasile, con Malta, dove abbiamo degli sbocchi importanti sia dal punto di vista dei finanziamenti sia dal punto di vista della produzione e lo facciamo anche qui non affidandoci a strutture nate per caso o affaristi o faccendieri, ma tramite i consolati, le ambasciate, quindi li portiamo dove conta. Direttore, in chiusura, i servizi della Federcontribuenti in pillole, perché un imprenditore deve aderire e quali sono i vantaggi che ha aderendo a Federcontribuenti? Noi abbiamo rifiutato qualsiasi contributo pubblico, cominciamo col dire, per cui abbiamo le mani libere, non abbiamo accettato posti né nelle Camere di Commercio né nelle banche né nelle fondazioni bancarie, per cui siamo in questo momento l'unica associazione che può dire quello che è, quello che pensa senza avere l'accio o l'acciuoli o qualcuno che può telefonare e ricattarci. Quindi questo già penso che sia qualcosa che sembra poco ma è fondamentale rispetto al lavoro che facciamo e rispetto alle altre associazioni. I servizi, a qualcuno l'abbiamo detto, noi siamo in grado di assistere soprattutto le piccole e medie imprese dal momento in cui decidono di aprire un'impresa o anche solo una partita IVA al momento in cui si strutturano o devono ristrutturarsi o devono ampliare nuovi mercati o hanno bisogno di linee di credito alle quali non riescono a cedere, quindi diciamo che di fatto gli gestiamo un po' l'azienda. Parliamo un po' di Conapi, della rete nazionale che si va sicuramente anche con questo importante vertice a solidificare, a ramificare un po' in tutte le regioni d'Italia. Allora, noi siamo presenti in tutta l'Italia, il nostro presidente nazionale Basilio Menichiello è presente in Campania, diciamo che in Campania e nel Lazio siamo un po' più radicati, ma siamo ormai presenti in tutta Italia. Siamo gemellati con altre strutture tipo AM che si occupa di Emotional Manager. Abbiamo fatto l'ente bilaterale insieme, abbiamo costituito insieme ad ACAI che è il patronato del Vaticano e all'UGL, perché la bilateralità prevede sia la parte datoriale che dei lavoratori. Cerchiamo tutti i giorni di recepire e di provare ad aiutare le imprese e anche il cittadino, e quindi il nostro compito, anzi noi ci permettiamo di dire che per noi è una missione, e cercare di risolvere o provare perlomeno a trovargli una soluzione.